Oggi parliamo di squadra. Minacciato di morte, Davide fuggì da Saul con una squadra di 600 uomini, forti e pronti a tutto. Con loro trova ospitalità in terra filistea dove vivono di razzia. Quando i principi filistei organizzano una guerra contro Saul, Davide e i suoi uomini si presentano e offrono il loro appoggio. Vengono però rimandati a casa. Sconcerto e disperazione li attende però alla loro città. Infatti, in loro assenza, gli amalechiti hanno saccheggiato tutto e portato via donne e bambini. Dopo un momento di pianto, grida, Davide e 600 uomini partono all'inseguimento. Lungo il cammino, però, 200 si fermano perché sono sopraffatti dalla stanchezza. Raggiunti gli assalitori, Davide e i 400 uomini che lo accompagnavano li sbaragliano, recuperando mogli, bambini e quanto era stato loro portato via. Rientrano così alla loro città. Quelli che avevano combattuto però non avevano alcuna intenzione di dividere il bottino con i 200 che si erano fermati precedentemente. Davide però, da guida sapiente, impone la condivisione, perché chi combatte è pari a chi resta a custodire i bagagli. O in campo o in panchina, la squadra è l'insieme di coloro che vestono la stessa maglia e sono a disposizione dello stesso condottiero. Io credo che anche tu sei parte di una squadra. Resta a disposizione e pronto alla battaglia.